Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. È l'uomo del momento in casa nerazzurra. 4 gol in 6 amichevoli, la prima contro Lugano, poi contro Zenit, Chelsea su rigore e contro l'Atletico Madrid ieri sera con un gol bellissimo al volo. Saprete bene di chi sto parlando, di Lautaro Martinez, il Toro. Preso dal Racing, arrivato in questa sessione di mercato e convinto a venire all'Inter dal DS del Racing, ovvero Diego Milito, con un grandissimo passato all'Inter. È l'uomo del momento, ogni amichevole che gioca all'Inter lui fa delle grandissime prestazioni di alto livello, da gran giocatore. Sta facendo gol, una buona visione del gioco, ha dei buonissimi piedi, perché il gol contro l'Atletico, un cross di Dalbert bellissimo, lui ha saltato tantissimo e al volo con il piede l'ha messa nell'angolino, veramente un bellissimo gol. E adesso lì davanti Spalletti ha un po' l'imbarazzo della scelta, perché c'è ovviamente Icardi a fare la prima punta, poi c'è Perisic, se rimane c'è anche Candreva, ma dalla passata stagione è un po' peggiorato. C'è ovviamente Lautaro Martinez, poi c'è Politano, adesso hanno ufficializzato, tra poco ufficializzeranno anche Kita Balde, quindi c'è l'imbarazzo della scelta e Lautaro il suo posto se lo sta guadagnando con queste prestazioni di altissimo livello. Classe 97, quindi ancora giovane, il suo talento sboccerà, si spera, con l'Inter, e non convocato per i mondiali 2018 come Icardi da San Paolo, non è stato convocato. E l'anno scorso ha fatto una ventina di gol con il Racing ed è stato chiamato dall'Inter, che ha battuto la concorrenza di grandi club europei. Si spera che faccia bene anche in campionato, che inizierà tra circa una settimana. Potrà essere lui l'uomo anti-Juve, l'uomo che darà più fastidio alla Juventus nella lotta del campionato. Forse potrà essere lui il trascinatore dell'Inter, anche se è giovane. Però sono sicuro che farà bene in campionato, fortunati quelli che ce l'hanno nel fantacalcio veramente. E io vi lascio, siamo giunti alla fine anche di questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di mettere like se questo gol, se questo Euro gol di Lautaro Martinez vi è piaciuto.